il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Cose qua non ti fanno via. Ma di che ti preoccupi? Di che ti preoccupi? Lo so che l'agitazione. L'agitazione. Ah, guarda che ce la fai perché mi hai sparato tutto il tempo. Mantieni la calma. Sì, sì, tutto quanto. Tranquilla, dai. Devi stare tranquilla. Stai calma. Vale. Altro stanno pure i tuoi che ti aiutano. Non ce la fai tanto. Le cose le sai, quindi vedi che te va bene. Oh, fammi sto regalo, ok? Promesso. Dai. Ci tengo a rimanere al collegio perché ormai sono a metà esperienza e non voglio andarmene adesso. Ce la voglio mettere tutta anche perché mi sto accorgendo che mi sta cambiando e perché ci sono persone a cui sono legata e non vorrei mai andarmene. No. No. Non di niente, per favore. Mi sto ridendo per il taglio che c'ho. Ci mette un bel po' a crescere le cose. Forse buona Francia, ti hanno fatto belle. È perché le cose ti hanno fatto una relazione. Bene. Perché piange? Il senso. Sì, vabbè, io spero che non me ne venga con voi, sinceramente. Non so di preciso quando, ma devo fare l'esame. Oggi? Sì. Mi hanno fatto venire per quello. E dobbiamo fare l'esame per chi non ha aggiunto la sufficienza, se ci tengono bene, se no ciao. E tu, mamma? E tu? Noi sei. E tu? Noi sei. Amore mio. E ti assicuro che ti torno a casa. Cosa forte. Io anche la mattina mi svegliavo presto prima della campana per appunto studiare. Però comunque non lo so perché mi fa troppa paura Maggi. Un turbinio di emozioni per i sei ragazzi. Restare in collegio non è mai stato così importante. Ma prima di procedere con gli esami, il preside ha bisogno di confrontarsi con i genitori degli studenti rimandati. Signorina Bruscia, ci facciamo segno della croce? E facciamolo, tutti dai, insieme. Prego. Davvero. Prego, prego. Avanti. Salve. Buongiorno. Buongiorno, signor Presidente. Benvenuti, prima di tutto. Grazie. Ho voluto conoscervi personalmente perché il percorso di vostra figlia non è stato lineare. È arrivata dicendo sempre no. Vero o no, signorina? Non mi ridica no, eh. Sì. Io all'inizio ero magari una che diceva sempre no su tutto e ora ci penso, cioè comunque rifletto di più. L'ho dovuta punire. Ebbene, quello era il momento in cui si ammorbidiva e usciva questo sorriso, vede? Sì, sì. Quindi siamo vero o no, signorina Bruscia? Si è addolcita un pochino. Chiedo a voi, vi capita ogni tanto di punirla oppure mai? Signora. Non riesco mai. Io provo a punirla, però si intromette la mamma, quindi non riesco nel mio intento. Non riesco, purtroppo. Purtroppo sono due contro uno. Già c'è lui che ci pensa alle punizioni, allora per quello io poi sono un po' più permissiva, diciamo. Invece lei deve essere allineata con... Ma glielo dico sempre io. Ma io ci provo pure, ma non ci riesco. Beh, si sforzi. E mo adesso pensi di far litigare i miei genitori, ma poi non ha manco ragione con quello che ha detto, io non concordo proprio manco minimamente. Devo dire che ultimamente si è un po' impegnata, però adesso è il momento, eh? Sta per affrontare un esame che è un esame importante. Bene, se vedete lei al cancello, vuol dire che non ce l'ha fatta. Quindi prima di andare via, per cortesia, signora, lei basta bacetti e moine. Lei con un po' di durezza spieghi a sua figlia che è qui per arrivare in fondo al corso. Si deve impegnare. Non per farsi buttare fuori a metà, perché oggi è la sua ultima possibilità. Se oggi sbaglia, è fuori, eh? Signorina Bruscia, ha capito? Grazie. Signora, sia più rigida. Arrivederci. Ti devi impegnare. Cercherò pure tu di farlo, in questo percorso. Cercherò. Perché le punizioni sono importanti per far crescere sana È vero. Tua figlia. Quello è il discorso.
Cercheremo di farlo, cercherò di impegnarmi al massimo. Ancora? Continui? No. Non hai capito nulla di quello che ti ha detto Simone. Ma che c'entra, Pama? No, per me no, perché devo non dire devi sì? Devi rispondere. Ma se nella mia mente c'è no, perché devo dire sì? Chissà se la famiglia Bruscia riuscirà a trovare un accordo. Quello che è certo è che il preside deve continuare i colloqui con gli altri genitori. Signorina Sorbello? No, mi sta venendo l'ansia di nuovo. Mamma mia, il cuore. Avanti. Buongiorno, signor Sorbello. S'accomodi, prego. Prima di tutto vi vorrei chiedere come la trovate, vostra figlia. Molto bene. In coro. Io credo che suo figlio, a volte, voglia esprimere una sorta di rabbia. Perché Damiano ha un vissuto particolare. Purtroppo è cresciuto con qualche difficoltà familiare, che non deve essere assolutamente un alibi. Bravissimo. Che però ha lasciato qualche piccola cicatrice. Qual è il suo problema? L'ansia. Un po' questa l'ha presa da me. Io, quando ero interrogato a scuola, anche se ero preparato, avevo il blocco totale dalla confusione. Vede, anche il papà ammette, no, le stesse ansie che ha lei. Lei è grande ormai, deve cacciare fuori la grinta. Quando le viene fatto una domanda, aggredire dando la risposta, capito? Abbiamo visto qualche passo avanti. È stata menzionata come la migliore giardiniera del collegio. Che cosa devo fare? Deve concimare. Si vede che sei portata. Ma non è che poi me lo faranno a fiare? Lo sapevate che avesse questa passione? No, ha preso da me. Quella è stata un segnale, no? A vostro parere, lei ce la può fare, ce la vuole fare? Io sono sicura di sì. Non mi aspettavo che mi sopravvalutassero così tanto. Signor Severoni, proprio perché lei ha avuto anche delle difficoltà in famiglia, vediamo di dare delle soddisfazioni a sua madre. Vogliamo provare? Sì. Perché immagino che se lei ha avuto dei problemi e ha delle cicatrici, sua mamma le cicatrici le allunga così. Ma lui ce la può fare. E se non ce la fa è perché non vuole lui. E non faccia quella faccia alla Madonna addolorata. Sorrida al papà, su! Signora, grazie di essere venuta a trovare. Accomodatevi. Grazie mille. Prego, arrivederci. Arrivederci. Vorrei che esci qualcosa dentro di te, che superi queste ansie che hai. Io ti voglio portare a casa, tutto, ok? Devi impegnarti perché ce la puoi fare, ok? Io ho l'ansia però. No, devi stare rilassato. Ciao. I collegiali abbracciano i genitori. Dovrò cominciare a stare in condizione tutta questa estate fino all'anno prossimo. Ma soprattutto sperano di rivedere i loro compagni.